Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid, oggi 329 nuovi casi in Abruzzo, 10 i morti e diminuiscono però i ricoverati in terapia intensiva. 329 nuovi casi di Covid in Abruzzo su 7.922 test processati tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 4,1%, il più piccolo tra i contagiati a 3 mesi, il più anziano 100 anni. Oggi 54 casi in più nell'Aquilano, ben 105 nel Chietino, 90 nel Pescarese e 72 nel Teramano. 5 dei contagiati invece provengono da fuori regione, mentre per 2 persone sono in corso verifiche per accertare la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.911. Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 352 guariti. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 12.806, 34 in meno rispetto a ieri. Di questi, 685 pazienti, più 12 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. Nota positiva, un leggero calo degli ospedalizzati in terapia intensiva. Nonostante 4 nuovi ingressi, i ricoverati in rianimazione sono 6 in meno rispetto a ieri, per un totale di 87 pazienti. Nel corso del TG6 delle 14 è intervenuto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale che procede a rilento nel capoluogo teatino. Ferrara, che è anche medico di base, ha parlato dei timori dei cittadini riguardo ai vaccini. E infatti notizia di oggi pomeriggio che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha bloccato in via precauzionale, almeno fino a domani, la somministrazione di tutte le dosi AstraZeneca. Ascoltiamo Ferrara. La situazione sta migliorando, abbiamo avuto i dati del weekend, quindi comprensivi di venerdì, sabato e domenica, con 45 positivi, quindi un numero spalmato su 3 giorni inferiore ai numeri della settimana scorsa, che già erano in stand-by intorno alle 20, ai 20 positivi al giorno. Quindi diciamo che i dati ci incoraggiano ad essere ancora ottimisti. Qui non è un problema di sedi vaccinali, il problema appunto è dei vaccini che devono arrivare e che quindi ci permette di iniziare alacremente questa campagna. Proponiamo alla ASL il piano B, ovvero sia il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara, che già da domani può essere pronto all'uso, in quanto è stato già utilizzato per 2 campagne di screening di massa con il tampone antigenico. Era inevitabile che tantissime persone ci telefonassero, a me in particolare come medico di medicina generale, per esternare le proprie perplessità e le proprie paure. Nei limiti del possibile e considerando il carattere di ciascuna persona, di ciascun paziente, ho cercato di tranquillizzare per quando mi fosse possibile, ripetendo a tutti che il rapporto costo-beneficio della vaccinazione è enormemente e fortemente bilanciato verso i benefici e quindi la positività di vaccinarsi, perché solo con questo metodo noi riusciremo ad uscire fuori da questo incubo e da questa pandemia. È chiaro che gli effetti indesiderati vanno distinti tra quelli prevedibili, come la febbricola del giorno dopo, i dolori articolari, la spossatezza, che poi lasciano il campo al rinnovato benessere dopo 24-48 ore, ad episodi importanti e gravi di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i mass media, ma che, come tutti sanno, sono ancora oggetto di indagini. E a proposito della campagna di immunizzazione, è iniziata oggi la terza settimana di vaccini a Montesilvano, al Pala di Martin, dove il comune ha allestito anche un punto musicale per intrattenere la cittadinanza. Ovviamente però anche a Montesilvano è stata sospesa la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Paolo Renzetti.
Sindaco, oggi, soprattutto in questa giornata ma anche in quelle precedenti, assistiamo alle vaccinazioni dei cittadini over 80, una grande organizzazione, sta filando tutto nel migliore dei modi per il verso giusto. Tutto sta filando per il meglio, abbiamo riscontri positivi anche da parte di coloro che si sottopongono al vaccino, oltre che ai medici e gli infermieri, ma anche alla ASL stessa che ha preso la nostra città e questa struttura come punto di riferimento a livello anche provinciale. Abbiamo effettuato nelle scorse settimane una prima parte di vaccinazione riguardando il mondo degli ultra-ottantenni, poi abbiamo proseguito con tutto il personale scolastico, il mondo scuola a livello provinciale, oggi ripartiamo con gli ultra-ottantenni, ma nel pomeriggio ultimeremo sempre per quelle di squadra del mondo delle scuole la vaccinazione del mondo scolastico. Domani sarà il turno dei volontari di protezione civile regionali, insomma stiamo cercando di coprire il più possibile le più disparate categorie di soggetti che la ASL ci indica man mano che passano i giorni. Insomma. Avete anche allestito un posto di primo soccorso proprio qui alle nostre spalle con delle ambulanze nel caso dovesse servire qualcosa, e c'è anche un intrattenimento musicale. Sì, assolutamente, abbiamo pensato un po' a tutto, anche di concerto con la ASL. È evidente che l'attesa, i 15 minuti di attesa dopo la vaccinazione servono qualora qualcuno avesse dei problemi, dei disturbi, e quindi è inevitabile la presenza di un'ambulanza che possa intervenire qualora questo accada. Ma abbiamo pensato anche ad allietare questa attesa grazie anche alla Scuola Civica di Musica e di Teatro di Montesilvano, che ha sede proprio all'interno di questa struttura, e anche questo sta riscuotendo tanto, tanto consenso da parte dei cittadini, perché al di là del momento che stiamo vivendo, insomma al di là di quello che rappresenta il vaccino, poi regalare un momento di spensieratezza è sempre qualcosa di gradito. Il Partito Democratico, per bocca del capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, chiede alla Regione un piano preciso sulla somministrazione delle dosi di vaccino. Nelle ultime settimane si è verificata una accelerazione nella campagna vaccinale nella nostra regione, ma il Partito Democratico continua a chiedere a gran voce alla regione un piano organizzativo che vada incontro ai bisogni della cittadinanza. La questione vera nella nostra regione è che manca la programmazione. Tanti cittadini credo si rivolgono a noi, così come anche a voi della stampa, chiedendo: ma perché hanno prenotato quella persona che è più adulta di me o più anziana di me, o perché io che sono un fragilissimo i miei familiari non ancora arriva? In realtà non c'è un vero e proprio programma, la stessa distribuzione probabilmente è stata fatta senza una corta programmazione. Quello che noi chiediamo da mesi, noi vogliamo sapere il programma vaccinale di questa regione nella fase 2, già non c'è stata chiarezza sulla fase 1. Quanto all'approvvigionamento sappiamo che è un problema del governo nazionale e della Commissione europea, noi però facciamo il nostro. E sulla questione AstraZeneca il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci invita a non creare allarmismo, ma affidarsi alla scienza. Noi dobbiamo rivolgerci all'AIFA e all'EMA, sono i clinici, gli scienziati che debbono dirci quelle che sono le efficacie e le sicurezze dei vaccini, una volta testati. Fino ad allora, come è stato sempre ricordato, tutti i vaccini attualmente inoculati sono assolutamente efficaci e anche le reazioni avverse sono limitatissime in proporzione rispetto invece agli effetti ovviamente utili e positivi della campagna di vaccinazione di massa. Affidiamoci ai clinici senza fare nessun tipo di altro allarmismo, ovviamente chiedendo però che tutte le verifiche anche rispetto a qualche reazione avversa siano compiute fino in fondo. È proprio per domani attesa una relazione dell'EMA sul caso AstraZeneca. Continuiamo a parlare di Covid. Nel weekend sono aumentati i ricoveri in provincia di Teramo, 38 solo nel fine settimana, e la ASL stima un tasso di positività del 9,7%, un trend non favorevole. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale. Sino ad oggi sono state somministrate 39.000 dosi. Tania Bonici Castelli. La terza ondata Covid investe inevitabilmente anche la provincia teramana. L'ASL di Teramo annuncia che il tasso di positività è attualmente al 9,7%.
È la variante inglese a preoccupare. 120 casi negli ultimi giorni ed un fine settimana difficile che ha fatto registrare un forte incremento di ricoveri. 38 per l'esattezza. Nei tre ospedali di Teramo, Giulianova e Atri scende l'età dei pazienti, che si attesta tra i 40 e i 60 anni di età. È stato un fine settimana difficile, tante persone ai pronto soccorsi, siamo riusciti a concluderlo grazie all'impegno di tutti con sostanzialmente il ricovero di tutte le persone che si sono recate al pronto soccorso, però devo dire che sono tutte polmoniti importanti, tutti pazienti giovani, 50-60 anni, che necessitano già l'ingresso di ossigenoterapia, quindi insomma sono dei numeri che meritano una riflessione importante. E qual è questa riflessione? Io credo che come siamo stanchi noi sanitari, tutti siamo stanchi di avere a che fare con questo Covid, però adesso è una fase cruciale, noi non dobbiamo mollare, dobbiamo resistere, io sono convinto che con l'estate come l'anno scorso il Covid ci darà respiro e se riusciamo in questo periodo a vaccinare c'è una buona probabilità che il Covid ce lo mettiamo alle spalle. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo, somministrate fino ad oggi quasi 39.000 dosi che hanno riguardato il personale sociosanitario, le RSA, gli over 80, i docenti e le forze dell'ordine. Oggi parte anche la vaccinazione dei detenuti e subito dopo si passerà ai disabili e ai fragili. L'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi ricevute in consegna alla sua popolazione. Devo dire che stiamo andando bene, siamo a buon punto, basti pensare che la ASL di Teramo, così come tutta la regione, esprime una capacità vaccinale pari al 90,9%, siamo quinti in Italia. Questo che vuol dire? Che ci siamo strutturati in maniera tale che se ci arrivano i vaccini noi li sappiamo utilizzare, questo esprime quella percentuale. E quindi torniamo sempre un po' a bomba, che è quella della quantità di vaccini che devono arrivare. Ora sembrerebbe già dalla prima settimana di aprile che arriverà qualche vaccino in più, perché la consegna del primo martedì di aprile c'è già un incremento, diciamo, del numero di vaccini che arriveranno da parte di Pfizer, questo ci lascia ben sperare. Dottor Brucchi, se a fine giornata avanza qualche vaccino, noi possiamo passare a farcelo? Io credo che il commissario volesse dire altro, ci sono le categorie, bisogna rispettare le categorie così come previste. Attualmente la costa teramana nord a preoccupare per l'aumento dei contagi Covid, ma anche Colonnella è fortemente attenzionata. Il trend in generale non sembra affatto favorevole. Circa 800.000 euro per la realizzazione del nuovo ospedale dei Marsi. L'ASL 1 ha infatti affidato l'incarico. Il commento del sindaco di Avezzano, Di Pangrazio, nel servizio di Gioia Chiostri. Finalmente abbiamo tra le mani qualcosa di concreto che riguarda il nuovo ospedale dei Marsi, è stata un'opera questa attesissima, è stata, diciamo così, anche oggetto di campagna elettorale nelle ultime elezioni, alla fine però adesso la ASL ha affidato l'incarico, quindi ci sarà questo progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo di circa, non lo supera, 800.000 euro, questo è un primo passo poi per la realizzazione stessa, che vuol dire questa struttura per la Marsica intera, soprattutto in questa cornice di emergenza sanitaria? Ma innanzitutto abbiamo detto da parecchio tempo che bisognava cacciare il progetto dal cassetto, quindi tirare fuori quel progetto dal cassetto che finalmente è stato tirato fuori. Adesso bisogna fare il definitivo e l'esecutivo per poter iniziare a lavorare, proprio a costruire il nuovo ospedale di Avezzano. Ricordo che nel 2016 abbiamo messo già a disposizione nell'area che è a fianco dell'attuale caserma dei Vigili del Fuoco. Abbiamo chiaramente un ospedale che a livello di sismicità molto molto critica, quindi c'è una criticità molto alta, chiaramente l'ospedale sarà costruito con moduli, sarà fatto con tutte le tecniche di sicurezza sismica e anche con delle tecnologie ambientali all'avanguardia. Penso a questo punto che bisogna solamente accelerare, ringrazio naturalmente gli attori che sono il Presidente della Regione, il Direttore Testa, che hanno chiaramente dato finalmente corso a questa nostra richiesta che veniva ormai da circa 7-8 mesi, che battevamo tutti i giorni, approvate il progetto, cacciate il progetto dal cassetto, oggi finalmente si potrà
pensare e sperare di poter avere l'ospedale nel giro di 3-4 anni a misura veramente di una città e di un territorio, quello marsicano, che chiaramente meritano un ospedale sismicamente sicuro. E ora la cronaca. Paura nel pomeriggio di ieri per alcuni escursionisti dispersi sul versante pescarese del Gran Sasso e Monti della Laga. La vicenda si è fortunatamente conclusa con un lieto fine. I tre sono stati ritrovati in buone condizioni nella notte. Stefano Recanati. Sono stati ritrovati poco dopo la mezzanotte i tre sciatori alpinisti di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di domenica. I tre, due uomini e una ragazza di Lanciano, Cepagatti e Bisenti, sono stati ritrovati vicino Valle d'Angri, frazione del comune di Farindola. Ad un primo racconto, i tre, mentre erano sulla via del ritorno dopo un'escursione, sono stati rallentati dalla neve e il sopraggiungere della notte ha reso difficile il loro avvicinarsi al punto di partenza. Le ricerche sono partite nel pomeriggio quando i familiari non li hanno visti rientrare e nell'impossibilità di contattarli telefonicamente hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri al 118, i quali hanno attivato immediatamente il protocollo di soccorsi in montagna, allertando il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e il club alpino italiano, partiti dalla stazione di Penne a pochi chilometri dal punto di ritrovamento. Inizialmente i familiari avevano indicato le montagne intorno a Rigopiano come luogo delle ricerche, località già tristemente nota per la valanga che travolse l'hotel nel 2017 causando 29 vittime, mentre a molti, alla comparsa della notizia, è tornata in mente la recente tragedia del Monte Velino, quando quattro ragazzi il 25 gennaio scorso furono travolti da una valanga e trovati morti dopo 25 giorni di ricerche. Il nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo dei Carabinieri di Chieti ha denunciato 9 imprenditori e diffilato 3 aziende che avevano messo in commercio numerosi condimenti aromatizzati al tartufo, nel cui processo produttivo però il tartufo era utilizzato in parti minime o addirittura non era nemmeno presente. Jacopo Forcella. 9 imprenditori denunciati e 3 aziende diffidate alla modifica di etichettature di prodotti aromatizzati al tartufo ritenute ingannevoli. Sono il bilancio di un'indagine condotta dai militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo Carabinieri di Chieti, durata 2 mesi e che ha coinvolto oltre 25 operatori del settore. I militari hanno trovato in vendita presso la grande distribuzione ed online numerosi condimenti aromatizzati al tartufo, nel cui processo produttivo il tartufo era utilizzato in parti inferiori al decimillesimo o addirittura non presente. Alcuni prodotti riportavano tra gli ingredienti un non meglio definito infuso di tartufo ottenuto mediante l'immersione di risibili quantitativi di tartufo in oli extravergine d'oliva o di semi, cui viene appositamente aggiunto l'aroma di sintesi per ottenere il gusto del fungo ipogeo. Al contrario, in etichetta o nei siti internet delle aziende veniva dichiarata la presenza di tartufo, che veniva fatta risaltare con immagini fino a specificarne la provenienza geografica. Agli indagati è stata contestata la frode nell'esercizio del commercio, per cui è prevista la reclusione fino a 2 anni per aver consegnato agli acquirenti un prodotto per origine, provenienza o qualità del bene diverso da quelle dichiarate. L'utilizzo degli aromi sintetici è normato a livello comunitario e non ci sono rischi per la salute, si legge in una nota. È fondamentale però che il consumatore sia messo nella condizione di operare una scelta consapevole. I regolamenti dell'Unione Europea prevedono espressamente che l'utilizzo degli aromi non debba trarre in inganno. Il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli critica la regione sulla gestione della discarica di Villa Carmine. Ritardi, secondo il PD, per quel che concerne la messa in sicurezza del servizio. Consigliere Blasioli, questa mattina in conferenza stampa avete denunciato quelli che voi ritenete dei ritardi per quanto riguarda la discarica di Villa Carmine. Perché? Ritardi gravissimi per l'ambiente, per il nostro mare Adriatico e tutto quello che ci avvale rispetto alla discarica di Villa Carmine di Montesilvano. Non siamo noi a dirlo, è l'ARTA, lo aveva fatto già a luglio dell'anno scorso, lo ha ripetuto nuovamente con un parere il 25 febbraio di quest'anno, insieme ad ISPRA, da cui si è fatta coadiuvare. Mancano le misure di messa in sicurezza di emergenza, il che significa che l'inquinamento perdura ancora in questi giorni. Manca un barrieramento idraulico, manca nella parte a nord della discarica un telo geotessile che separi i rifiuti dai terreni e soprattutto c'è anche il pericolo che questa discarica possa crollare da un momento all'altro perché i pendii sono oltre quello che è previsto dalla legge. Qui siamo di fronte a un SIR, cioè un sito di interesse regionale.
A fronte di questo però ARAP, che è la stazione appaltante individuata dalla regione rispetto ai 10 milioni di euro stanziati dal governo di centrosinistra, scrive però a settembre del 2020, guardate, a settembre del 2020, noi non siamo competenti ad adottare misure di messa in sicurezza, perché noi siamo competenti soltanto per la bonifica definitiva. Quindi in questo momento nessuno sta lavorando né alle misure di messa in sicurezza né alla bonifica, su cui c'è un altro problema. ARTA e ISPRA dicono chiaramente nel parere l'unica bonifica possibile a Villa Carmine è la rimozione di tutti i rifiuti, parliamo di 300.000 quintali di rifiuti, e l'unica possibilità è questa e costerebbe circa 30 milioni di euro. Attualmente la dotazione sospesa per la rimodulazione dei fondi Masterplan è di circa 10 milioni di euro per il SIN Alento Saline. Il che significa che bisogna lavorare anche a programmare quella che sarà la bonifica definitiva, che altrimenti non potrà mai partire. Ecco perché noi chiediamo, a distanza di un anno, documenti alla mano, scritti da chi si occupa appunto di ambiente, che questo inquinamento venga messo a termine, venga terminato definitivamente, con l'adozione di misure di sicurezza di emergenza. Cambiamo argomento. A Teramo l'associazione A Piccoli Passi ha presentato un progetto a sostegno di anziani e famiglie con persone disabili. Al centro di te un progetto dell'associazione A Piccoli Passi e di altre 4 organizzazioni del terzo settore per famiglie con figli disabili e persone over 60 residenti a Teramo. Il programma, che si rivolge a utenti del comune di Teramo e prevede servizi totalmente gratuiti, è composto da 2 diverse sezioni di interventi. La prima si intitola L'incontro e prevede un servizio di ascolto, informazione e consulenza a cui possono rivolgersi famiglie con figli disabili fino a 11 anni. L'altra azione, Anziani meno soli, riservata inizialmente alla fascia della terza età, tiene ora conto dei disagi legati al Covid e si rivolge ad un'ampia platea di persone. È sufficiente infatti avere più di 60 anni per partecipare. L'associazione A Piccoli Passi è nata nel 2015 e opera nel territorio teramano ormai quindi da qualche anno e ci dedichiamo a 360 gradi dall'età dell'infanzia all'età adulta, promuovendo il benessere a 360 gradi della persona, quindi psicofisico. Con questo progetto abbiamo voluto creare appunto uno spazio nuovo e dedicare del tempo alle persone un po' più fragili che si sono ritrovate un po' isolate anche, no, in questo momento, quindi creare uno spazio virtuale ma anche un luogo di incontro appunto per condividere e per sostenersi a vicenda. Il laboratorio si chiama Mi ricordo, io mi ricordo ed è un progetto di laboratorio teatrale proprio sulla tematica dei ricordi. I ricordi però non soltanto intesi come ricordi personali ma anche come ricordi collettivi, quei ricordi che poi in realtà creano memoria e attraverso la narrazione scenica, attraverso la scrittura creativa, inviteremo i nostri utenti, i nostri partecipanti a dialogare proprio con questo spazio del nostro passato, della nostra memoria, per riportarli a galla e confrontarli anche con quello che è l'attualità e quello che sta succedendo in questo momento particolarmente complesso come quello pandemico e speriamo a breve post-pandemico. Il progetto Al Centro di Te, promosso dall'Associazione A Piccoli Passi di Teramo, sarà realizzato con i fondi della Progettazione Sociale Abruzzo, alla quale partecipano le fondazioni di origine bancaria abruzzesi. E ora ne abbiamo parlato prima, adesso è arrivata la conferma, si comunica a scopo precauzionale la tempestiva sospensione delle vaccinazioni anti-Covid con il vaccino AstraZeneca, previste sia per oggi pomeriggio che per domani pomeriggio presso il Paladin Martin di Montesilvano. Ciò a seguito dell'informativa dell'AIFA che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa di pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale dopo la scelta della Germania e di vari altri paesi europei. Tale decisione, ha spiegato un comunicato dell'agenzia, è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L'AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri paesi, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.
vaccinazione. Infine l'Agenzia del Farmaco renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. A tali indicazioni l'ASL di Pescara si atterrà. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dal calcio di Serie B. Domani sera alle 21 il Pescara ospita l'Ascoli per il primo di una serie di scontri diretti che scriveranno il destino dell'11 biancazzurro. Sfida tra la penultima e la terzultima squadra del campionato. Per i biancazzurri sarà fondamentale trovare la vittoria per alimentare le speranze di una difficile salvezza. Le due squadre sono separate da un solo punto. Andrea Costantini. I progressi ci sono stati, le prestazioni hanno un lento ma costante miglioramento, ma ora al Pescara servono le vittorie, servono i tre punti, già dall'infrasettimanale di questo martedì con l'Ascoli che apre la parte finale del campionato. Le ultime 10 partite caratterizzate da scontri diretti, che sono 7 per quella che è la classifica attuale. Solo i match con Pisa, Monza e Salernitana al momento non si possono definire tali. Quello contro il Picchio è uno snodo decisivo, una sconfitta darebbe al Pescara il senso di un percorso irrimediabile verso la C, una vittoria oltre che il sorpasso in classifica, come avvenne lo scorso dicembre con l'avvento di Breda, darebbe ulteriore slancio per la rincorsa al quartultimo posto, piazzamento play-out, distacco dalla quintultima permettendo. Il tecnico Gianluca Grassadogna recupera Drudi dopo la squalifica e Balzano dopo il problema al ginocchio avuto a Cittadella. Mancheranno ancora Bocchetti e Tabanelli, si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Lignano. Resta da vedere se con la conferma della stessa linea difensiva, nel caso escluso Drudi, oppure con il rientro al centro del difensore romagnolo, Gut potrebbe giocare nell'inedito ruolo di quarto di destra per una linea un po' più bloccata. In avanti Maestro e Galano ai lati, Giannetti e Seter insidiano Odgaard per il ruolo di centravanti. Sappiamo che affrontiamo domani una squadra forte, di qualità, dalla tempra dura, ma allo stesso tempo dico che la rispettiamo fortemente, ma anche noi abbiamo tanta qualità e soprattutto sappiamo che è una partita non fondamentale ma veramente importante, quindi i ragazzi si stanno preparando bene, siamo in ritiro già da ieri sera e domani ci aspetta insomma una partita molto affascinante. Dobbiamo solamente continuare, perché la strada intrapresa è quella giusta, e ripeto, trovare massima cattiveria sotto rete, perché la squadra comincia a creare, comincia a capire quello che bisogna fare sempre di più durante le partite, e quindi assolutamente massima cattiveria. Sul fronte Ascoli mancheranno tre ex, Pucino e Stojan infortunati, Brosco squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Venezia, rientra Kragel che contende una maglia a Dorazio, difesa completata da Pinna, Avlonitis e 40, centrocampo con Eramo, Bukel e Saric, in avanti Sabiri e Bidawi agiranno a supporto di una punta, Baic in gol col Venezia se la gioca con Dionisi. Sarà una gara particolare per il tecnico Andrea Sottil, chiamato al capezzale del Pescara lo scorso luglio. 6 punti nelle ultime 6 partite della sua gestione non bastarono a evitare il play-out col Perugia, occasione nella quale il tecnico torinese riuscì a ricompattare il gruppo fino alla sofferta salvezza all'ultimo rigore. Una grande gioia seguita dall'amarezza per la mancata conferma. L'anno scorso è stata un'esperienza molto, molto dura, molto difficile, dove alla fine siamo riusciti a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie B. È stata un'altra esperienza professionale che mi ha dato tanto, quindi però oggi sono allenatore dell'Ascoli, ho di fronte l'obiettivo, farò di tutto, come sempre faccio il massimo di me stesso per centrare l'obiettivo. È stato un'ottima seduta di allenamento dove ho visto concentrazione, serenità, impegno come sempre, soprattutto grande voglia di affrontare questa partita importante, questa finale, perché è una finale, ce ne abbiamo 10, questa è una partita, una partita importantissima. Da metà anni 70 sono 38 i precedenti tra Pescara e Ascoli, col Picchio in vantaggio, 19 vittorie a 10 e 9 pareggi. Un bilancio negativo ma che il Pescara sta invertendo, visto che il Delfino è in serie aperta di 3 vittorie consecutive, doppio 0-2 in trasferta con Zauri e Breda e 2-1 casalingo con le Grottaglie. E domani tenterà il poker. Direzione di gara a Di Bello di Brindisi, arbitro da 118 presenze in Serie A. Per il Pescara 3 precedenti,
tutti nella massima serie e 3 sconfitte. L'ultima nel 2017, 0-2 con la Juventus, Ascoli con una vinta, una pareggiata e 2 perse e ultimo precedente circa 8 anni fa. Serie C, mercoledì sarà la volta del Teramo che ospita il Bonolis, la capolista ternana. Biancorossi che sabato hanno violato il Massimino di Catania grazie ad una conclusione di Davide Vitturini che si dice soddisfatto non solo per i 3 punti ma anche per aver tenuto la porta inviolata in un campo complicato come quello siciliano. Ascoltiamolo. L'importante è aver portato a casa i 3 punti e soprattutto non aver preso gol e aver dato continuità ai risultati. 4 risultati utili consecutivi che ci danno grosso morale e una spinta importante per le prossime gare. È una vittoria molto importante in ottica playoff perché uno scontro diretto, ci avviciniamo al Catania e rimaniamo attaccati alle posizioni più alte di classifica. Quindi sono punti che ci danno veramente tanto morale, tanta fiducia per il proseguo del campionato. Stiamo lavorando bene in settimana, lavoriamo sui nostri concetti, sui nostri principi e cerchiamo di evitare di prendere gol, che è la cosa più importante. Lavoriamo di reparto, siamo giovani, ma cerchiamo di darci responsabilità ognuno di noi e quindi di responsabilizzarci e di fare il meglio possibile. I risultati stanno venendo e quindi siamo molto contenti e continueremo a lavorare e migliorare sicuramente perché comunque c'è da migliorare in alcuni aspetti. Era importante iniziare bene diciamo, questo trittico di partite perché ci dà morale e ci dà entusiasmo per affrontare tutte le partite della settimana. Quindi su 3 partite secondo me la prima è la più importante. Quindi fuori casa poi è un risultato molto molto importante e incoraggiante per continuare a sognare in una posizione importante nei playoff. È passato un mese e sembra passato un anno. Nel primo tempo hai preso giallo per il fallo su Pinto. Sembra lontana anni luce Caserta con quel rosso che un po' forse ti ha condizionato un po' per la squalifica, un po' per le partite successive. Invece poi probabilmente ecco, anche in questo hai fatto uno scatto personale, riuscirti a gestire nel corso dei restanti minuti. Assolutamente sì. Ero un po' preoccupato dopo il giallo, anche perché secondo me l'ammonizione come la prima di Caserta era un po' eccessiva per me. Sono andato a contrasto, ero anche un po' in anticipo, magari il giallo poteva tranquillamente non starci. Comunque ho imparato dalla precedente esperienza a stare più attento, a non intervenire, diciamo. Quindi sono contento di aver superato anche questa piccola sfida. Il TG6 termina qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con replay di Enrico Rocchi, l'informazione invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.